tutti! Come va? Spero bene! Oggi vi porterò un video riguardo le 50 cose che non sapete sui videogiochi. Cioè qualcosa penso la sappiate già, ma spero che la maggior parte le scopriate insieme a me. Quindi iniziamo subito con le posizioni. E partiamo con la prima! Sapevate che nel 1986 Nintendo progettò per il NES una periferica dotata di microfono, la quale poteva essere utilizzata con una versione modificata di Zelda, alla quale bastava urlarci dentro per uccidere alcuni nemici. Il famoso e disastroso gioco di E.T. per Atari vendette molte più copie di tanti altri successi dell'epoca, infatti furono vendute oltre 1,5 milioni di copie. Il problema furono gli oltre 3 milioni di copie invendute. Marlon Brando prima di morire registrò alcune battute per il videogioco della Electronic Arts riguardante Il Padrino, ma ormai parlava così piano e così male che le tracce risultarono inutilizzabili, quindi fu chiamato un imitatore. Anche per il gioco di Scarface fu utilizzato un imitatore, ma in quel caso fu lo stesso Al Pacino a sceglierlo. Il suo nome è André Sogliuzzo ed è un veterano del doppiaggio videoludico. Il bellissimo gioco della Sony, Shadow of the Colossus, prevede inizialmente che dovessero cooperare 4 giocatori per sconfiggere i colossi. Ma l'hardware della PS2 era troppo limitato per permetterlo. Si stima che ci siano oltre 100 milioni di Game Boy sparsi per il mondo, 32 milioni in Giappone, 44 milioni negli Stati Uniti ed il resto sparsi tra Europa ed Asia. Le urla dei cattivi che venivano uccisi nel videogioco Golden Axe venivano prese pari pari dal film Conan il Barbaro e Rambo. Sapevate che Mega Man viene chiamato Rockman in Giappone? Il nome fu cambiato poiché negli Stati Uniti, secondo lo slang americano, la parola rock indica una dose di crack. Il nome della console Atari deriva dal gioco cinese Go e significa più o meno scacco matto. La prima Xbox doveva chiamarsi Direct Xbox, questo perché doveva dimostrare in che modo le Direct Microsoft potevano migliorare la grafica del mercato console. Final Fantasy VII doveva essere inizialmente programmato su Nintendo 64, ma quando la Square Enix si accorse che ci sarebbero volute 13 cartucce per farci entrare il gioco completo, spostò immediatamente la produzione su PlayStation. Per progettare i mostri di Dead Space, gli sviluppatori guardarono moltissime immagini di vittime di incidenti stradali e centinaia di film horror. La serie di Final Fantasy si chiama così perché Square se la passava molto male in quel periodo e non pensava di riuscire a produrre altri giochi. L'idea era quella di salutare l'industria dei videogiochi con un certo stile. Il primo capitolo di Devil May Cry doveva essere un seguito della saga di Resident Evil e la possibilità di sparare rimanendo sospesi in aria era inizialmente un bug, che però divenne la caratteristica principale di Dante. Il primo gioco a prevedere finali multipli in base alle scelte del giocatore è stato Castlevania 2 The Simon's Quest per NES. Midnight Club Los Angeles è stato il primo gioco a contenere obiettivi sponsorizzati da un marchio privato, in questo caso T-Mobile. Kratos, il protagonista di God of War, si ispira sia alla parola greca Kratos, che significa potenza, sia ad un personaggio della mitologia ellenica che a differenza del videogioco si schiera con Zeus contro i titani. Negli anni 80 un servizio chiamato Gameline permetteva di scaricare i giochi per l'Atari 2600 tramite la linea telefonica. Fu un fallimento, ma il servizio contribuì a far nascere America Online. Nel primo gioco della saga di Fallout è possibile creare un personaggio con solo 4 punti di intelligenza, ma in questo modo si esprimerà solo con versi e grugniti e renderà molto difficile finire il gioco. Satoshi Tajiri, il creatore dei Pokémon, ebbe l'idea dell'evoluzione quando da bambino raccolse dei bruchi e assistette alla loro trasformazione in farfalle. Il fungo di Mario si ispira alla manita muscaria, un fungo velenoso che se mangiato può dare l'allucinazione di sembrare più grandi. È un effetto che si può trovare anche in Alice del Paese delle Meraviglie. Il violentissimo gioco di guida, Carmageddon, fu distribuito in Inghilterra solo dopo che i pedoni furono sostituiti con degli zombie, mentre in India vennero rimosse le mucche e in Germania fu completamente proibita la distribuzione. Il primo gioco di Super Mario doveva essere in realtà un gioco ispirato a Braccio di Ferro, ma quando la Nintendo perse la licenza, Miyamoto decise di farlo con dei personaggi inventati da lui. La scuola elementare, nel quale è ambientato il primo Silent Hill, è ispirata alla scuola del film Un poliziotto alle elementari con Schwarzenegger. La musica del primo Jack and Dexter venne composta dal musicista Mark Mothersbaugh, compositore di tutte le colonne sonore dei film di Wes Anderson. Quando Space Invaders arrivò in Giappone, divenne così popolare da causare una temporanea carenza di monete da 100 yen. Il boss finale di Diablo dice una frase incomprensibile prima di affrontare il giocatore. Se la frase viene pronunciata al contrario, si scopre che il messaggio è mangia le verdure e lavati i denti dopo il pasto. Il videogioco Doom 2 uscì lo stesso anno in cui Kurt Cobain si suicidò, e nel livello chiamato Nirvana è possibile trovare fin da subito un fucile a pompa. Sapevate che la Rockstar Games pagò alcune riviste affinché scrivessero degli articoli negativi riguardo Grand Theft Auto, così da creare un po' di scandalo? Secondo alcuni studi, i chirurghi che giocano regolarmente con i videogiochi compiono il 37% in meno di errori e sono più veloci del 27%. In Corea del Sud esiste una legge che vieta espressamente ai bambini al di sotto dei 16 anni di giocare ai videogiochi dopo mezzanotte.
StarCraft è stato il primo gioco a viaggiare fisicamente nello spazio. Fu infatti imbarcato a bordo dello shuttle il 27 maggio del 1999 dall'astronauta Daniel T. Berry, che era un grande appassionato del gioco. Secondo la storia originale di Super Mario, quando i Koopas si invasero Mushroom Kingdoms, trasformarono tutti i suoi abitanti in dei blocchi di pietra. Quindi di fatto ogni volta che Mario ne distrugge uno sta uccidendo in realtà una persona. Inoltre, avete mai notato che i cespugli ed alcune nuvole di Super Mario sono in realtà lo stesso modello, solo colorato in modo diverso? Assassin's Creed agli inizi doveva essere un continuo della saga di Prince of Persia in modalità cooperativa. Il gioco Wing Commander crashava ogni volta che lo si finiva. Quindi i programmatori, non sapendo da cosa derivasse questo bug, cambiarono semplicemente il messaggio di errore in "grazie per aver giocato". Ghost Recon è un gioco del 2001 e simula un'invasione russa nella Georgia nell'anno 2008. In realtà in quell'anno la Russia ha davvero invaso la Georgia. Sapevate che esistono due parodie porno di Super Mario, chiamate Super Hornio Brothers 1 e 2. I diritti sono stati poi acquistati dalla Nintendo in modo da non permettere la distribuzione dei video. The Sims doveva essere inizialmente un simulatore di architettura e i Sim dovevano solamente valutare gli edifici. Durante la sua campagna pubblicitaria per la presidenza, Barack Obama pagò alcuni cartelloni pubblicitari all'interno del videogioco Burnout Paradise. Sapevate che la sonda New Horizon, che ha recentemente raggiunto Plutone, usa lo stesso processore che usava la PlayStation 1? The Elder Scrolls 2 è il gioco con la mappa più grande del mondo, infatti la sua mappa è due volte la Gran Bretagna e occorrerebbero 2 settimane di gioco ininterrotto 24 ore su 24 per attraversarla completamente. Un padre cinese ha pagato 2 giocatori di World of Warcraft per uccidere continuamente il personaggio del figlio, così da impedirgli di giocare e andarsi così a trovare un lavoro. Il creatore del videogioco Dragon Slayer, Don Blatt, si ispirò a Playboy per creare la figura della principessa Daphne. Il cromosoma 7 del genere umano è stato battezzato con il nome Sonic, proprio come il famoso porcospino blu, protagonista dei giochi Sega. Secondo Shigeru Miyamoto, il personaggio di Link si ispira in realtà a Peter Pan. Questo è anche il motivo per cui la razza del gioco dei Kokiri non invecchia mai. Un essere umano può premere il bottone di un gamepad al massimo 16 volte in un secondo. La tecnologia dietro al sistema del controller del Wii fu presentata prima a Sony e poi a Microsoft, che rigettarono entrambe l'idea. Salvo poi correre al riparo dopo il successo della console Nintendo. Sapevate che un boss di Metal Gear Solid 3 può essere ucciso non giocando al gioco per alcuni giorni? E quando riaccenderete la console, il boss sarà morto di vecchiaia. E per ultimo, sapevate che Grand Theft Auto all'inizio era un gioco di corse chiamato Race and Chase, ma un bug che riguardava le macchine della polizia le faceva improvvisamente impazzire e tamponare l'auto del giocatore. Questo ispirò il gioco che conosciamo oggi. E queste erano le 50 curiosità sui videogiochi. Fatemi sapere con un commento qui sotto quante ne conoscevate già e quali invece erano nuove. E fatemi sapere se ne conoscete altre che non ho citato nel video. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ricordate di far vedere il video ai vostri amici, di condividerlo su Facebook e se vi va di aggiungerlo ai preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ehi, non dimenticate di iscrivervi, cliccate sul bottone per farlo. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altri, cliccate sui miei video precedenti. E se volete, potete seguirmi anche sui social network.